Uno scroscio di applausi ha accolto il Presidente della Regione questa mattina a Pordici e Marsiglio, ha ringraziato Fratelli d'Italia per quello che ha fatto in questi 4 anni, soprattutto per la coerenza di un partito che ha iniziato un percorso in salita. Delle lezioni che ha dato Fratelli d'Italia e Giorgia per prima a noi all'interno del partito come dirigenti, ma al Paese in generale, alla nazione in generale, è stata quello di insegnare come si sta in coalizione, qual è il senso di responsabilità. E appunto, pur essendo un partito piccolo ma con voti che spesso erano decisivi per la vittoria, mai abbiamo alzato in maniera pretestuosa il cartello. Erano però maturi i tempi e evidentemente in quella occasione Giorgia ha saputo incassare il credito anche di responsabilità, di autorevolezza che di riconoscenza pure che Fratelli d'Italia si era guadagnata in giro per l'Italia e volle puntare sull'Abruzzo, dove già avevamo fatto il miracolo di riconquistare la città dell'Aquila con un ballottaggio, come dire, disperato. Gli obiettivi programmatici dell'agenda del governo guida Marsiglio sono pronti e in attesa che arrivi marzo 2024. Dobbiamo impegnare il 1.250.000.000 ottenuti con il Fondo Sviluppo e Coesione, che si somma al 1.080.000.000 dei fondi europei, dei quali una buona parte, almeno il 10%, nei primissimi mesi di gestione di questo ciclo sono stati già messi a bando per darli alle imprese, alle famiglie, ai disoccupati, ai giovani. Al centro del dibattito organizzato da Fratelli d'Italia il tema della rivoluzione del merito. Al Palabecci sono intervenuti in videoconferenza il ministro per lo sport e i giovani Abodi, che ha ribadito il valore pedagogico dello sport soprattutto come attività nelle scuole. Presente anche il sottosegretario all'istruzione Paola Frassinetti, che ha rimarcato la necessità di reintrodurre il voto numerico anche nella scuola primaria. Il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida ha ribadito la buona scelta del governo Meloni sulla cancellazione del reddito di cittadinanza e sul tema della crisi del mondo produttivo. Abruzzo, sul settore automotive, sta soffrendo tantissimo perché è il primo manifatturiero in Abruzzo in termini economici e si sta facendo una valutazione seria per il riconoscimento di un'area di crisi complessa. Devo dire che il settore è in ginocchio a causa delle scelte scellerate che sono state fatte a livello europeo, che porta verso l'elettrico senza garantire però i tempi di una riconversione industriale.